questo invece è pensato proprio per chi poi prende, fa le proposte, abbia da tutta la formazione, le conoscenze e le competenze. Quindi ci sarà sempre una prima fase di rapporto con gli esperti, che poi vabbè, verranno selezionati anche nel modo idoneo. Si incontrano con tutte le persone che hanno interesse su quell'argomento, perché l'assemblea dei cittadini in questo momento hanno un'importanza grandissima per le tematiche climatiche, però si possono poi sviluppare su tutti gli altri temi. E una volta sentiti i portatori di interesse, gli esperti si confrontano con gli altri cittadini. Questa è la terza fase, per cui i 100-200 persone selezionate si incontrano con tutti i cittadini interessati a confrontarsi.